Oggi creiamo l'atmosfera. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video, un video che mi piace davvero davvero tantissimo. È un video che ho pensato per le serate in cui vogliamo una certa atmosfera, quindi perfetto per San Valentino. Mi sono immedesimata negli stuori di ragazze che vogliono creare un'atmosfera speciale ma che hanno un budget veramente ridotto per creare qualcosa che con pochissimi soldi crea l'atmosfera. Cosa ho creato? Delle bellissime lanterne di carta. Sembrano difficilissime da fare e invece vedrete quanto sono semplici e quanto sono economiche. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamole a creare insieme. Ed eccoci pronti per creare le nostre lanterne per dei party stupendi e d'atmosfera. Un progetto di riciclo che vede come protagonisti dei tubi di patatine. Io ho qua quelli di Pringles, ma potreste usare anche dei barattoli di cacao, insomma tutte quelle strutture di cartoncino che contengono alimenti o non, che siano di un bel cartone, facile da tagliare ma nello stesso tempo bello coriaceo. Io qui per 3 o 4 lanterne, non so quante ne farò con voi, o meglio con voi ne farò una, poi vedrete 3 o 4 modelli di lanterne, poi dei lumini, uno per ogni lanterna. Guardate che bella luce hanno questi lumini, io li prendo dai cinesi, queste candelozze, a un costo di 1 euro ciascuno circa. Un tagliabarze, la nostra affidabilissima attacca tutto o qualunque colla bella tenace. Potete usare anche le colle a nastro, queste qui, o i biadesivi a nastro, quello che avete, insomma, anche questi li vendono in tutte le cartolerie. Poi mi servirà dell'inchiostrino per invecchiare alcune parti delle lanterne. Adesso questi qui sappiate che sono semplicissimi da trovare in tutti i fornitori, in tutte le cartolerie. Sono dei tamponcini di inchiostro. Questo è un inchiostro argentato e questo è un inchiostro nero. Costano pochissimo, li trovate anche su internet. Sono tamponi per timbri da scrapbooking, ma potete usare anche un po' di acrilico diluito passato con una spugnetta. Un acrilico, in questo caso ho scelto il grigio perché si accorda perfettamente con le mie carte. Un grigio, infatti, è una carta a righe azzurro grigio, ho una carta che è un azzurro grigiastro e una carta proprio dove il grigio la fa da padrone in tutte le decorazioni. Queste naturalmente sono carte della Bobanni che potrete sostituire con qualunque tipo di carta. Ci occorrerà anche una matita e forse dello scotch carta. Poi ci servirà una base su cui, una base da taglio, questa io l'ho comprata da Tiger, ve lo dite sempre, ma vedete c'è qui il bollino. E cominciamo subito. Come prima cosa decidiamo l'altezza delle nostre lanterne. Io ne farò una di 15 centimetri. Quindi prendo 15 centimetri in più punti per far sì che il taglio venga perfettamente bene. Prendo lo scotch carta e lo avvolgo proprio sul margine dove voglio avvenga il taglio. Quindi una volta che ho preso i punti, voilà. E a questo punto taglio. A questo punto posso eliminare lo scotch carta anche dall'altra parte perché automaticamente avrò anche deciso l'altezza della seconda lanterna, che sarà più bassa della prima e che farò con la rimanente parte del barattolo. Quindi da ogni barattolo verranno fuori due lanterne. La differenza è che una avrà il fondo già sigillato, l'altra invece dovremo sigillarlo noi. Come? Nulla di più semplice. Facciamo un giro di colla sulla parte inferiore del nostro barattolo, chiudiamo il tappo definitivamente. Poppete. Adesso queste due strutture ci serviranno appunto come anima centrale delle nostre lanterne. Ne
stabiliranno l'altezza e soprattutto ne reggeranno l'architettura esterna, architettura con enormi virgolette. Per far uscire la luce però dovremo praticare dei fori da cui appunto fuoriesca la luce, quindi tutti i barattoli hanno delle scritte, quasi tutti, prendiamo le scritte come linee verticali da seguire per forare e facciamo un foro rettangolare sul davanti e un foro rettangolare sul retro. Anche la seconda strutturina è pronta. A questo punto prendiamo un acrilico e senza diluirlo andiamo a ridipingere tutta la parte esterna della nostra confezione di cartone, solamente quella esterna, perché quella interna è già tutta argentata e bella riflettente, come fa il caso nostro. Serviranno due mani come minimo per coprire totalmente. Adesso passiamo alla parte più creativa, quindi la preparazione dell'esterno della lanterna. Ve la farò vedere su questo foglio che è il più chiaro e quindi vi apparrà più palese di tutti, ma faremo la stessa cosa anche con le altre fantasie. Quindi, cosa facciamo? Prendiamo la nostra lanterna, che come vedete è di gran lunga più corta della nostra carta, e tagliamo un pezzo di carta che avvolga totalmente la circonferenza della nostra lanterna, cioè la carta si deve chiudere avvolgendo il giro della lanterna. Fatto ciò, noi sappiamo che qui abbiamo dei margini che sono 2,5 cm sopra e 2,5 cm sotto, quindi superiormente e inferiormente alla carta farò un bordo che sia leggermente superiore ai 2,5 cm, quindi prenderò 3 cm da questo lato e segno anche 3 cm da quest'altro lato e congiungo i punti. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte della carta, naturalmente io poi la carta la userò da questo lato. 3 cm, 3 cm e segno, congiungo i punti. Ora, sia nella parte nella linea superiore che nella linea inferiore, segnerò delle strisce da 1 cm, quindi cosa faccio? Punto a 0 proprio all'inizio e segno 1 cm, 2 cm e via via tutti i centimetri che compongono questa linea, sia nella linea superiore che nella linea inferiore, e ora congiungo i punti l'uno di fronte all'altro e quindi preparo un foglio di carta per ogni lanterna che voglio realizzare. A questo punto abbiamo lineato tutte le nostre pagine. Prima di praticare i tagli prendiamo il bulino, questa cosa è importantissima da fare prima di tagliare. E allora cosa facciamo? Sulle linee che segnano i margini passiamo col bulino e facciamo una bella piega, quindi passiamo ben bene sulla linea del margine superiore e sulla linea del margine inferiore, quindi facciamo anche un'altra piega. In questo caso io decido di farla più o meno, senza neanche prendere le misure, faccio più o meno in mezzo alle due linee, quindi pratico una terza linea. Piego la carta fortissimo con il bulino, quindi passo 2-3 volte, in modo proprio che si formi questa piega che dia al foglio la possibilità di piegarsi in due, ok? In questa maniera. Mentre le parti esterne non le piegherò verso il dentro, ma le piegherò verso l'esterno, una e due, così. In modo da avere questa cosa a luce in fuori e piega che sale verso l'alto. Rigiro e comincio a tagliare tutte le linee che avevo segnato. Benissimo, le strisce sono tutte tagliate, a questo punto il più è fatto, quasi quasi comincia la magia, tenetevi pronti. E allora cosa bisogna fare? Bisogna innanzitutto cospargere di colla il bordo della lanterna e poggiamolo qui al centro e piano piano arrotoliamo la nostra carta. Casomai, aiutandoci con delle mollettine, facciamo stare in loco
man mano che giriamo la carta, quindi facciamo aderire bene la nostra carta lì dove vogliamo che stia. Completiamo ben bene tutto il giro, quindi lì dove le due parti si incontrano mettiamo un po' di colla e voilà, facciamole combaciare ben bene. State vedendo la magia che sta per succedere. Apriamo, è bellissima questa lanterna, apriamo così e facciamo sì che anche da questa parte succeda la stessa identica cosa. La prima lanterna è pronta, manca soltanto il manico. E allora prendo la carta da cui è fatta, ne estrapolo una striscetta, metto due punti di colla sull'interno, tengo un attimino il tempo che, ok, la colla prenda, e la prima delle mie lanterne è belle pronta. Ora vi faccio vedere una cosa, voilà, ho spento la luce sopra la videocamera, spengo anche la luce della stanza. Guardate cos'è, ma non è magnifica? Ma questa è solo una delle lanterne che adesso faremo insieme. E anche questa è fatta, questa è la forma più particolare, guardate che carina, a giarina, a vasetto proprio, molto molto bellina. Ok, adesso una volta completato il più, con una spugnetta come vedete sto prelevando dell'inchiostro dal mio tampone, perché voglio leggermente così sporcare i margini, roba del tutto opzionale che serve solamente per dare un tocco più vintage, diciamo così, alle mie lanternine, è un pochettino più rifinito. Ma se voi usate delle carte che sono particolarmente belle, delle carte che già sono abbastanza ornate, questo passaggio potete totalmente saltarlo, perché è un passaggio che si vede e non si vede, cioè dà quell'effetto maggiormente rifinito, ma che se non c'è va bene lo stesso, Bene, ecco qua le mie lanterne di carta belle e pronte. E allora, solo carta e un po' di colla per un progetto di riciclo delizioso e versatilissimo. Feste di compleanno, battesimi, matrimoni potranno essere impreziosi, o semplicemente serate ricche d'atmosfera come per esempio San Valentino, potranno essere impreziosite con queste lanterne di carta homemade. Ora, qui non capite niente, quindi vi lascio alle foto. Buona atmosfera, tutta riciclosa. Ciao! Le nostre lanterne sono davvero d'atmosfera. Facendo le pieghe in punti diversi otterrete modelli diversi, con piega, senza piega, come avete visto durante il tutorial. E vi dirò di più, io le ho fatte con delle carte decorate, perché questo è un tutorial che ho creato e ho pensato per la Bobanni, ma vengono molto più belle ed atmosfera di queste con le carte dei quotidiani. L'unica accortezza che dovete avere con la carta di quotidiano è che dovete fare
farle massimo di questa grandezza, perché sennò il peso della carta, essendo così esiguo, si affloscia. Invece mantenendovi su lanternine più piccole regge bene. Se no, con una carta leggermente più spessorata, per intenderci la carta da disegno, si possono fare veramente di tutte le dimensioni. Io ho usato del cartoncino della Bobanni, come avete visto. Voi potete usare qualunque cartoncino decorato, anche alla Lidl ne vendono di bellissimi per San Valentino. Spero che questa idea creativa low cost vi piaccia. Se è così, regalatemi un bel pollice in su tutto illuminato del vostro affetto, e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre anche sul mio canale Ombretta e sul mio canale Due Cuori e Una Cappa. Cliccate qui e iscrivetevi immediatamente, perché anche lì faremo tante cose in questo periodo insieme. Quindi non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao!